Salve ragazzi, una buona giornata a tutti da parte dell'intero staff di Vaghidali. Questa mattina abbiamo un mostro, un missile. Tiguan R, 2000 turbo benzina, 320 cavalli, total black. Cerchi e storil da 21 pollici, 2,55, 35, 21. Macchina che tra l'altro è strapiena di optional, oltre a quello con cui esce di serie. Andiamo a vedere anche all'interno quello che c'è. Innanzitutto fari Matrix, eccoli lì, con freccia dinamica. Anche ovviamente posteriormente abbiamo i fari con freccia dinamica. Scarico Akrapovic, che come sapete sulla Tiguan R è un optional, se non erro, da circa 6.000 euro. Non vorrei dire una cosa sbagliata, ma penso sia 6.000 euro di optional. Ma non solo, perché se andiamo internamente troviamo una fantastica tappezzeria in pelle. Con la tappezzeria in pelle purtroppo si abbandonano i sedili a guscio, quelli con poggiatesta incorporato, però sinceramente pelle nappa. Sedili elettrici, rifiniture blu, diciamo, di tutta la Tiguan R ritroviamo anche sul volante, con la fantastica scritta R Race. Pannelli porta con cuciture a contrasto blu, e anche sui pannelli porta, come vedete, si abbandona lo scamosciato, la pelle scamosciata dei sedili in tessuto, anche le cuciture blu nel cambio e queste rifiniture in carbonio. Sedili che sinceramente è la prima volta che vedo e sono fantastici. Ma poi, come vedete, full keyless, quindi portellone elettrico e tetto panoramico. Ragazzi, che dire, macchina fantastica. Nonostante la macchina abbia tanti optional, siamo andati poi a fare tantissime attivazioni, quindi chiudiamo la macchina. Con il secondo click sul telecomando abbiamo la conferma acustica della chiusura centralizzata, che ci servirà per ritrovare la macchina nei grossi parcheggi quando ci siamo un po' dimenticati di preciso dove l'abbiamo parcheggiata. Con il beep riusciamo a ritrovarla. La macchina ovviamente rimane chiusa e vediamo e sentiamo dov'è posizionata. Nel frattempo vi faccio vedere anche questi cerchi Estoril da 21 pollici, anche questi in opzione, con pinza freno disco forato e pinza freno blu con R a vista, diciamo molto molto belli. Poi vi facciamo sentire anche lo scarico della Akrapovic, il sound dello scarico. Adesso continuiamo con le attivazioni. Su una macchina così bella e così, diciamo, che dà nell'occhio, una cosa che mancava, ma ci abbiamo pensato noi di Vaghidali, è proprio l'antifurto. Infatti, come vedete, ho lasciato i cristalli aperti proprio per simulare un'eventuale rottura di un cristallo, quindi un'effrazione, perché solitamente i ladri questo fanno, rompono il vetro, va, che solitamente è questo un po' più piccolino, che diciamo è molto più semplice da rompere, e poi si apre la macchina dalla maniglia interna, quindi si mette la manina dentro. Dov'è qui la maniglia? Eccola qui. E come avete sentito, ragazzi, l'antifurto è molto chiassoso. Speriamo che, diciamo, il ladro se la dia a gambe. Adesso andiamo all'interno del veicolo a vedere che cosa abbiamo fatto. Siamo dentro e un'altra attivazione che vi facciamo vedere è la pulsazione del tastino Start Stop Engine, come le macchine da corsa, soltanto quando entriamo, prima di accendere la macchina. Dopodiché accendiamo il quadro, accendiamo anche questo fantastico motore e il tastino rimane fisso. Eccoci qua dentro e come vedete abbiamo un altro optional molto costoso, Discover Pro, quindi visualizzazione della doppia mappa già di serie, perché proprio perché è un Discover Pro. Andando nella parte clima, abbiamo che nella modalità automatica abbiamo la visualizzazione della ventola, che non avevamo, che è questa barra qui che si vede, che prima non c'era. Andando invece nel menu della macchina,
andiamo a vedere che cosa abbiamo abilitato. Allora, eccoci qua. Allora, quello è il menu degli abbaglianti automatici, Dynamic Light Assist, che ovviamente non era presente. Gli abbaglianti automatici ovviamente sono di serie. Noi che cosa siamo andati a fare? Siamo andati a togliere il reset degli abbaglianti automatici. Infatti la spia la troveremo lì, pronta per avere il suo funzionamento anche dopo ogni riaccensione, spengimento e riaccensione della macchina, cosa che invece prima non veniva. Andando sempre nel menu luci, abbiamo abilitato il menu delle luci diurne, con il quale possiamo spegnere i DRL se siamo, diciamo, ci appartiamo da una parte. Spegniamo i DRL anche a macchina accesa, quindi saremo, diciamo, in privacy, non visibili, perché esternamente le luci sono tutte spente. Andando avanti, parliamo invece di assistenti alla guida. Per quanto riguarda gli assistenti alla guida, questa macchina era già dotata di Travel Assist, come vedete qui il tastino, questo qui del Travel Assist. Poi vabbè, vi faccio vedere anche il tastino Race, fantastico. Pigiando questo si sfrutta tutta la potenza del motore e ci si diverte particolarmente. Tornando invece nel menu degli assistenti alla guida, abbiamo abilitato il PACC. Per quanto riguarda il Lane Assist, abbiamo abilitato la guida corsia adattiva, l'intensità del segnale, che è la resistenza, quindi abbiamo due parametri in più perché di default era su media, adesso abbiamo anche alta e bassa, che sarebbe la resistenza che il volante ci dà nel mantenimento della carreggiata. Anche questo era una situazione che non c'era. Poi altra cosa importante, andiamo a disabilitare il Lane Assist, spengiamo la macchina, mentre prima ad ogni spengimento e riaccensione trovavamo il Lane Assist sempre attivo. Dopo l'attivazione siamo noi che decidiamo se avere il Lane Assist oppure no. Infatti, come vedete, l'avevo disattivato ed è rimasto disattivo. Ovviamente lo andiamo ad attivare. E questo per quanto riguarda gli assistenti di guida, che a questo punto questa macchina ha tutti i sistemi di assistenza alla guida. Se andiamo invece a vedere la parte media, andiamo a vedere sulla parte media, come sapete i MIB 3, tutti i MIB 3, questo nello specifico è un Discover Pro, hanno un lettore video. Ovviamente il lettore video può essere, può funzionare soltanto a veicolo fermo, e noi abbiamo sbloccato il video in movimento. Adesso andiamo ad accelerare, partiamo e come vedete il video continua ad essere riprodotto. Ovviamente non è questo, non vogliamo sponsorizzare la visione dei video durante la guida, ma nello specifico il proprietario dell'auto ha anche dei bambini piccoli, è possibile fargli vedere anche un cartone animato, quindi intrattenere i nostri figli con quello che vogliamo noi, però usate questa cosa con parsimonia. Un'altra attivazione molto importante che è stato possibile fare su questa macchina, dato che questa macchina ha area view 360, quindi quando noi andiamo a mettere la retromarcia abbiamo la possibilità di tutte le visualizzazioni. Che cosa succede in questa situazione? Che di sera, quando andiamo a parcheggiare e per esempio vogliamo vedere il marciapiede, una strada non illuminata Non ci darà la possibilità di vedere il marciapiede, però noi abbiamo attivato l'illuminazione dei due specchi, sia lo specchio di destra che lo specchio di sinistra. Adesso ovviamente non è possibile vederlo perché è giorno, questa cosa, diciamo, funziona di sera con il selettore delle luci in automatico, quindi con la retromarcia si accenderebbero le luci in modo tale che ci fa parcheggiare in tutta sicurezza, per evitare proprio di non rigare questi bellissimi cerchi da 21 pollici, gli Estoril. Questa è un'altra attivazione che abbiamo fatto noi di Vaghidali. Eccoci qua in guida a vedere gli assistenti, il loro funzionamento, quindi il PACC
quindi l'ACC con previsione del percorso e della segnaletica stradale. Quindi noi non stiamo guidando, come vedete, non guido, è la macchina che sta facendo tutto da sola. Andiamo a vedere come si comporta. Innanzitutto deve agganciare la carreggiata perché qui non c'è visibilità delle strisce. Come vedete ci dà incrocio imminente, quindi la macchina rallenta per fare l'incrocio. Io non ho toccato né freno né acceleratore. Eccoci qua, adesso aumenterà la velocità, ancora non ha agganciato le strisce. Comunque il PACC funziona correttamente, almeno per quanto riguarda il percorso. Adesso, come vedete, stiamo guidando in travel assist, tutto verde, sia le righe laterali che l'ACC, e anche la guida corsia adattiva che abbiamo attivato. Infatti vedete le strisce bianche ben illuminate ad indicare la guida corsia adattiva. Adesso ha indicato 90 e la macchina andrebbe a 90, però ovviamente ci sono macchine davanti, quindi non va a 90, però ha letto i 90 e si preparava ad andare a 90 km/h, quindi PACC funziona correttamente. Abbiamo attivato su questa macchina anche la ripartenza dell'ACC, che è una nostra novità. Infatti quando siamo in coda al semaforo adesso non è più il conducente che deve dare il consenso per far ripartire la macchina dopo che sono percorsi i classici 2 secondi che ci dava ACC pronto. Adesso è sempre pronto l'ACC, non ve lo facciamo vedere perché non stiamo in coda, purtroppo il traffico in questa situazione non ce lo permette, però come vedete PACC ha riconosciuto questa rotatoria, rallenta da sola, farà la rotatoria in perfetta autonomia. Quindi ragazzi, anche PACC fantastico su questa vettura già bellissima. Adesso andiamo a vedere invece la parte cruscotto, perché anche per quanto riguarda questa macchina, che essendo una R ci aspettavamo una grafica più bella, invece no, la grafica più bella l'abbiamo messa noi, quindi ultimissima grafica. Il fondo scala era comunque a 320, proprio perché parliamo di una Tiguan R. Abbiamo comunque attivato i valori intermedi, quindi 10, 30, 50, 70, tutti quanti. Poi questo nuovo look, che è effettivamente la grafica più sportiva, più bella, con questo effetto, diciamo, puntinato sulla zona nera, che dà un effetto di profondità, e questa cornice, non quella blu, intendo quella grigia, è sempre puntinata, molto sportiva. Però diciamo che in questo Volkswagen forse è una piccola pecca, perché per una macchina del genere di questa cifra il cliente dice di averla acquistata 68.000 euro, quindi insomma ci aspettavamo su una macchina del genere una grafica prettamente per questa macchina. Vabbè, ci accontenteremo. Ovviamente palette sono quelle di default, perché solo la R ha questo tipo di palette, le altre Tiguan hanno le palette più piccole normali. E adesso vi facciamo sentire questo fantastico scarico. E adesso sentiamo questo fantastico scarico della Krapovic. Ragazzi, fantastico, fantastico. Veramente, veramente bello. Anche lo scarico l'abbiamo sentito. Sicuramente mi sarò dimenticato qualche altra attivazione che abbiamo fatto, ma ero così carico per questa bellissima macchina. Poi Total Black, ragazzi, che vi dico? Non mi resta che salutarvi. Se vi è piaciuto il video mettete tanti like, mi raccomando iscrivetevi al canale, e un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghitali. Vi ripropongo questi fantastici sedili. Salve a tutti!